It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Appena terminata la gara, la prima giornata di ritorno del campionato di promozione pugliese fra FBC Gravina e Nuovo Molfetta, nella giornata in cui la Gravina Sportiva piange la triste scomparsa di Stefano Vicino, siamo in compagnia di Tonino Gianelli, presidente, nonché ex calciatore del mister Vicino. Sì, di fatto sono stato anch'io un allievo del nostro mister e il dolore per tutti noi, per altri nostri amici che hanno vissuto una vita con il nostro mister. E un giorno sia, la partita l'abbiamo vinta, però è stata nello stesso tempo una giornata di dolore, perché i ricordi che ha lasciato il nostro mister sono indelebili. E io personalmente la posso dire tutta, ho giocato con lui da quando avevo 13 anni, e mi ha lasciato anche un'eredità. Di fatto non sono un fumatore, perché lui pretendeva dai giocatori che chi entrasse in campo non avesse questo vizio, che fortunatamente questo non mi ha coinvolto. Ecco, probabilmente proprio gli insegnamenti di mister Vicino sono quelli da tramandare, da ricordare alle generazioni future, perché Gravina piange una persona che ha dato tanto al mondo dello sport gravinese. Sì, ripeto, cosa ha lasciato lui, penso che nessun altro potrà fare altrettanto, perché lo faceva veramente con passione, mettendo il proprio denaro a disposizione per il settore giovanile, a differenza dei nuovi, perché le scuole calcio, così come loro hanno tutto questo parco di ragazzini, comunque un contributo ce l'hanno, lui invece era a proprie spese. Tornando al campo, oggi ennesima vittoria al comunale, nonostante la pioggia battente, il tifo e il pubblico gravinese ha risposto ancora una volta con presenza e affetto verso questa squadra che continua a vincere. Sì, è un grande dimostrazione di affetto di tutta la tifoseria, anche con questo tempo inclemente è stato partecipe, ha incitato la squadra dall'inizio alla fine e il risultato ci ha dato ragione. Peccato che anche le altre squadre non perdono quota, però noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e cercare ogni partita di farla diventare una partita irripetibile. La prima giornata di ritorno segna il 47° punto in classifica, dietro le inseguitrici comunque non mollano. La vittoria di giovedì in Coppa comunque suggella una stagione fin qui davvero eccezionale per i gialloblu. Sì, giovedì è stata fatta un'altra grande impresa, quella di vincere a Bisceglie su un campo molto ostico e molto duro. Questo è un preludio speriamo per la finale, che sarà disputata poi, ma non so se a febbraio, perché la prossima in casa cercheremo di farla nostra. In quanto alla partita di oggi, ripeto, le inseguitrici, come dicevi, non mollano, però noi faremo di tutto per portarci avanti questo vantaggio che abbiamo abbastanza cospicuo. In compagnia di Giovanni Di Benedetto, presidente della Nuova Molfetta, nella giornata in cui Gravina ricorda la triste scomparsa di mister Stefano Vicino, cosa ha rappresentato per Gravina e per lei, comunque gravinese doc, Stefano Vicino? Ha lasciato un grande vuoto nel calcio, è stato un protagonista nel calcio, che ha speso la sua vita nel calcio. E a me ha lasciato un grande ricordo, perché anch'io ho avuto il piacere di conoscerlo, di averlo vicino per quasi un anno, e dico che mi ha lasciato un grande ricordo. Ci vorrebbe un'altra persona come lui, che dà la spinta al calcio così come l'ha dato lui. Per lei, presidente, quest'anno a Molfetta una nuova avventura, una stagione comunque positiva sin qui per la compagine biancorossa? Sì, stiamo costruendo lì a Molfetta. Stiamo creando una compagine societaria che possa, perché oggi il mio modo di vedere è che ci vogliono più persone nel calcio che si dedicano, perché in pochi il Gravina sta dimostrando che più soci stanno dando quella forza che il calcio richiede. Fa piacere comunque anche a lei vedere questo entusiasmo a Gravina, lei che ha fatto calcio per tanti anni qui, vedere questo entusiasmo, questa squadra prima in classifica che sta per il momento conducendo la classifica del campionato.
Anche per me, per Gravinese, è un motivo di orgoglio, anche se io non sono qui con loro, ma è comunque un motivo di orgoglio perché merita la nostra città e loro stanno dimostrando, stanno facendo bene. Io mi auguro che questo patrimonio che loro oggi hanno, che lo possano mantenere quanto più a lungo possibile e dare alla città quello che da anni si aspettava. Io quando ero qui anche ho lavorato per questo, ho lavorato perché vedevo e pensavo che un giorno si poteva fare tutto questo.